Amici sportivi di Mondo Futsal, amanti del calcio a 5, ben ritrovati con l'appuntamento del calcio femminile, la Serie C e la Coccinella che torna sul campo amico affrontando questa sera il Vetral, la formazione allenata da Andrea Colucci. Gli ultimi dettagli con gli estremi difensori per quanto riguarda il giudice di gara e si parte proprio in questi istanti. A buon fine lo scambio con Aiello. Papacchini prova dalla distanza e c'è il gol che sorprende la difesa, soprattutto Maglione, e il recupero subito di Campanelli che fa partire Aiello. Riparte anche la Coccinella, è libera in mezzo di Lorenzo, la possibilità, lo scambio, palla che finisce fuori, è soltanto l'illusione del gol. La soluzione va a cercare Paolo Antonio proprio così, che poi si aggiusta un po' il tiro e va a colpire 2-0. Adesso Papacchini, sale la pressione da Aiello, ma è da sola, non viene assistita. Paolo Antonio prova dalla distanza, ci mette una mano Maglione che mette in calcio d'angolo dall'ingresso in campo. Paolo Antonio lascia Maiola, poi il pallone in mezzo, svirgola Paolo Antonio. 22esimo della ripresa, Vetralla in avanti per 2-0, avanti Papa Antonio, doppietta per lei con questo gol. Si ferma, attende la partenza di Paolo Antonio, poi è costretto ad andare indietro. Maiola prova il calcio con la palla che però colpisce il montante alto. Mastro Francesco, Maiola in avanti. Colei che ha aperto le marcature, ma soprattutto che ha fatto ripartire veramente molto bene ancora Paolo Antonio. Ci prova dalla distanza, stavolta svingolando il pallone. Primo brivido della ripresa di Lorenzo, macina campo, poi c'è la deviazione sulla fiondata da parte di Di Lorenzi. Battuto bene, però poi mantiene il possesso del pallone. D'Alessio si accentra, va anche a calciare, troppo aperto il tiro. D'Alessio, Aiello che riceve da Mastro Francesco, lo scambio con Di Lorenzo, il tiro in due tempi, Torrione. Attenta dietro! Brava Romi! Ancora Paolo Antonio! Sfiora l'incrocio dei pali sulla ripartenza. La Coccinella, Maiola mette il pallone in mezzo, dove va la chiusura di Rossi e Maglione. Aiello, lanciata da Maglione, da sola, però ha la possibilità per aprire a D'Alessio, poi in mezzo arriva il gol di Giulia Aiello. Paolo Antonio centralmente prova anche la conclusione, stavolta il palo gli dice di no. Ha messo giù il pallone, avvisa anche la compagna di allontanarsi e di non coprirgli la visuale, vuole direttamente calciare rete, vuole gonfiarla, la vuole mandare in fondo al sacco. Aiello il tiro, D'Alessio, Mastro Francesco con Aiello e ci arriva il gol di Mastro Francesco. Ancora recupera D'Alessio, la messa in mezzo, prova con Aiello, Torrioni con il corpo fa scudo. La rimessa del Vetralla, Maiola gli soffia il pallone di Lorenzo e c'è il gol del pareggio di Chiara Di Lorenzo. E Vetralla 1928, D'Alessio prova a mettere il pallone in mezzo, Aiello il tiro e c'è il vantaggio con Giulia Aiello, il gol. Lancia lunga con la testa Maiola, Massimi prova il mancino, mette una mano Maglione, il tiro a questo punto della disperazione è arrivato qualche istante fa e la Coccinella ribalta dopo un primo tempo abbastanza deludente. Nel secondo tempo legittima il successo con quattro reti veramente pesanti, il gol di Aiello dell'1-3, poi Mastro Francesco per il 2-3, arrivava il pareggio di Chiara Di Lorenzo e Giulia Aiello mette la firma vincente in questa sfida. La Coccinella batte 1928 Vetralla per 4-3.